allora eccoci qua ragazzi, siamo qui con Federico Pavlovic, il nostro amico, grande amico. Di lunghissima data, ragazzi. No, questo ti dico, ha voglia, certo. Ci dice che siamo vecchi però così, dai. No. Beh, bisogna fare i conti col tempo che passa e goderselo finché, insomma. Assolutamente sì. Guarda, Federico ci è venuto a salutare e deve scappare perché ha il treno, quindi davvero un saluto e intanto dici solo, sei venuto qui? Sono venuto qua con la UFIP, abbiamo fatto una bella demo questa mattina nel balcone grande di là di questa fiera che credo sia la prima edizione, se non mi sbaglio. Prima edizione delle musiche in fiera in quel di Chieti. Bellissimo, perfetto, mi sono divertito molto, guarda, poi sono qui con altri amici, insomma, quando l'atmosfera è così è bello, io mi diverto e purtroppo passerò più ore in treno di quelle che ho passato effettivamente qua perché sono arrivato ieri sera alle 8:30 e adesso devo andare via. E già scappo. Sì. Volo, dici soltanto dove possiamo, che stai facendo adesso in questo ultimo periodo e poi ti lasciamo andare. Madonna, ho fatto tante cose, sono reduce dal Level Up che ho fatto questo tour di masterclass con Chris Coleman, con Dave Village finalmente. Sì, perché ricordo, cazzo, siamo amici da 12 anni e finalmente il coronamento di questa cosa. Sono state 2 settimane bellissime, molto intense. E sono tornato, ho capito, super ispirato, carico, quindi sono arrivato a casa, ho iniziato a prendere un sacco di libri, sto leggendo, vado in palestra, vado a lezioni di tecnica Alexander, un sacco di figate, no? E poi adesso ho partito con la mia scuola, ho aperto finalmente la mia scuola e mi sta piacendo un casino, devo dire, fare lezioni con le classi da 3, che è una cosa che non avevo mai fatto, è una dimensione che mi piace veramente tanto. Poi recentemente ho fatto un paio di dischi belli, ho fatto il disco di Pino Scotto 3 settimane fa e poi ho fatto il disco di Pirovano, che è un cantautore con cui suono da qualche anno, e oggi siamo qua, sabato prossimo sono da Merula per una clinic sempre per UFIP e insomma sto sempre a giro, pieno, sì, dai, meno male. Molti impegni e meno video, vabbè, questa la tagliamo. Sì, vabbè, farò che... No, ma la puoi tenere. È che oggettivamente. Ma non sanno di cosa. No, cosa lo sai perché. Perché ne abbiamo parlato prima. Perché faccio pochi video, ma un po' perché non c'ho voglia e sono pigro, un po' perché alle volte dico: ma che video devo fare? Ma che gli frega la gente di vedermi suonare? E poi soprattutto è uno sbatti, perché io non ho il setup pronto. Per me ogni volta fare un video vuol dire prendere tutto, portarlo, montare il microfono, insomma, non c'ho voglia, non c'ho tempo soprattutto. Quindi abbiate pazienza, ma un po' di roba nuova arriverà prima o poi. Allora, vogliamo lasciare gli amici di Planet Drum con una promessa? Gliela strappo in diretta. Madonna. Allora, no, scrivi un articolo didattico per Planet Drum. Sì. E invitiamo a venire alla tua scuola. Sì. Per finire la lezione. Madonna, che roba difficile. Cioè, adesso tornando in treno ci penso. Non so se riesco a promettertelo, però devo farmelo processare. Poi dopo, secondo me, ci sentiamo e capiamo come fare questa cosa. Però mi sembra una bella idea. Va bene. Siglamo questo accordo davanti alle camere. Perfetto. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao ciao ciao. Costante consuetudine tagliente.